Allora, buongiorno, bentrovati, bentrovate. Grazie per essere venuti. Questa è una conferenza stampa che abbiamo pensato e che nasce in seno alla Commissione Cultura e alla Commissione Lavoro, che in questa fase, a partire dalla settimana in corso, ha iniziato a lavorare, come la maggior parte di voi sa, sul decreto che si occupa di scuola, università, istruzione e ricerca. Abbiamo avuto l'idea e abbiamo colto la sfida, diciamo, di questo momento di fare una conferenza stampa congiunta per vari motivi. Qui sono presenti tutti, poi si presenteranno tutti i colleghi e le colleghe delle varie forze di maggioranza che sostiene il governo, più le relatrici. La scelta di fare questa conferenza stampa nasce dal percorso politico che ci sta portando ad affrontare in commissione, poi verosimilmente dal 25 di novembre in aula, il decreto di cui vi ho parlato, ed è un metodo che noi abbiamo impostato, al quale teniamo particolarmente, ossia un metodo che parte da una forte condivisione di maggioranza, senza perdere l'identità culturale, politica che ognuno dei partiti o movimenti che partecipano all'attuale maggioranza ha alla propria base, dalla quale muove. A cosa ha portato questo lavoro? Ad un confronto molto intenso, sia interno alla Commissione Cultura, sia interno alla Commissione Lavoro, fra le due commissioni, con il Senato, quindi va tutto ovviamente raddoppiato, e con il Ministero di riferimento. L'obiettivo di questo lavoro, ed è quello che un po' vi accenniamo, vi raccontiamo oggi, è quello di mettere insieme un pacchetto centrale di emendamenti di maggioranza, quindi a firma assolutamente congiunta, che rappresentano la parte, diciamo, il core, la parte più importante dell'intervento che va a modificare, che auspichiamo andrà a modificare in maniera migliorativa, il decreto scuola. Quindi questo è il punto di partenza. Inutile nascondere che, dopodiché mi taccio, inutile nascondere che in questa fase per noi essere qui presenti tutti, quindi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva, Liberi Uguali e Gruppo Misto, ha un significato particolare, ha un significato. Sì, Italia Viva ha un significato politico, ha un messaggio, vuole essere anche un messaggio di non solo distensione, ma anche un messaggio che significa che è possibile fare politica dialogando e lavorando, credo, prima in commissione sui dossier e sui testi e poi solo in un secondo momento sulla stampa. Io chiudo davvero auspicando che questa sia la prima di una serie di momenti pubblici di questo tipo, perché in questo caso vorrebbe dire che l'attuale maggioranza di governo sta lavorando bene perché trova dei punti comuni sui quali investire e spingere politicamente, pur salvaguardando quelle che sono delle specificità che vanno e andranno sempre mantenute. Lascio la parola alla mia omologa, la collega Flavia Piccoli Nardelli del Partito Democratico. Grazie a Paolo Lattanzio. Quindi avete capito che la notizia è il fatto che sosteniamo tutti le stesse cose, quindi mi sembra molto importante già questo. Tre osservazioni oltre a quello che ha detto il mio collega. La prima, che noi stiamo portando avanti questo provvedimento con due commissioni che lavorano insieme, quindi la lavoro e la cultura. Abbiamo cercato di fare di quella che normalmente in ambito parlamentare è un elemento di debolezza, perché naturalmente bisogna concordare temi, orari, modi di vedere le cose, eccetera, in un elemento invece di forza e di valore. Quindi questa è la prima osservazione. Cultura e lavoro stanno lavorando insieme, cercando di lavorare al meglio. Seconda osservazione. La Commissione Cultura, alcuni di voi che hanno seguito i lavori parlamentari lo sanno, ha una grande tradizione da questo punto di vista di lavoro in comune. L'abbiamo fatto anche in epoche diverse in cui maggioranza e opposizione trovavano formule di accordo proprio perché il tema
è la terza osservazione che voglio fare, siamo tutti molto consapevoli di qual è l'importanza dei temi che noi trattiamo. I temi della cultura, i temi della scuola, dell'università, della ricerca sono temi che noi consideriamo essenziali per il futuro di questo Paese. Quindi è nella consapevolezza di questo che stiamo cercando di lavorare insieme. Ultimo punto, stiamo cercando di mettere insieme ci sta dando anche grandi risultati, secondo me, questo insieme di competenze che ci sono e che vengono dai diversi gruppi parlamentari. Quindi il fatto di avere dei colleghi dentro la commissione, dentro le commissioni che portano esperienze diverse, anche molto importanti, sono un altro elemento di forza. Ecco perché sono convinta che questa diventi un'occasione che noi non possiamo permetterci di perdere, che possa essere anche di modello di buone pratiche dentro questo Parlamento. Sì, grazie a tutti. Buongiorno, Gabriele Toccafondi, Italia Viva. Vorrei sottolineare che abbiamo assolutamente invertito la rotta rispetto ai precedenti 14 mesi in cui ahimè si è parlato di scuola sull'inserimento delle impronte digitali ai dirigenti scolastici, si è svilito il ruolo dei presidi, si è demolita in buona sostanza l'alternanza scuola-lavoro, si è svuotato il fondo del merito, quindi vediamo un'inversione di rotta e di tendenza rispetto a un investimento sulla scuola. 48.000 assunzioni su due percorsi selettivi, un concorso ordinario e uno straordinario con prove selettive, è un'inversione di rotta. Voglio sottolineare questo aspetto perché questo non è un decreto, non è una sanatoria, ma è un decreto che prevede un percorso selettivo, anche perché partiamo dal presupposto che essendo la scuola fatta per i ragazzi deve sempre puntare al meglio, a selezionare, assolutamente selezionare, i migliori docenti, i più motivati, i più bravi. E questo decreto, a differenza del precedente, quello salvo intese che non ci sono mai state, morto lì, ha assolutamente questa direzione, prende questa direzione. Per questo siamo assolutamente soddisfatti come maggioranza di aver fatto questo lavoro e di aver fatto anche prevediamo un lavoro di miglioramento insieme con alcuni emendamenti che penso verranno presentati dalle relatrici. Mi limito qui e poi se ci sono domande, grazie. Sì, buongiorno a tutti e a tutti, sono Nicola Fratoianni, Liberi Uguali, Sinistra Italiana. Solo per dire questo, che questo decreto ha il merito, dal mio punto di vista, di provare ad intervenire su una serie di criticità che hanno a che fare col mondo della scuola, dell'università e della ricerca. E ha il merito di invertire anche da questo punto di vista un'altra tendenza molto lunga che pure abbiamo alle spalle nei decenni precedenti, quella di provare ogni volta a costruire una grande riforma. Io credo che sia invece arrivato il momento di provare ad intervenire punto per punto sui problemi, sulla carne viva di un mondo vivo come quello della formazione, che come è stato giustamente ricordato è questione decisiva per il futuro di questo Paese. Io credo che il sistema della formazione rappresenti la più grande, la più importante infrastruttura civile e culturale di questo Paese. È la condizione dell'unità del Paese, è la condizione per costruire una criticità consapevole, una cittadinanza consapevole. È la condizione fondamentale per costruire un argine per diffondere anticorpi contro la cultura della paura, dell'odio, contro la solitudine, che sempre più stringono in una morsa impressionante la vita di tutti e di tutte. Dunque, da questo punto di vista, questo decreto, che come tutti i decreti, come tutti gli strumenti normativi, ha molti limiti, poteva essere più grande, più largo, più efficace, ma questo accade sempre ed è inutile far finta che non sia così, però ha il merito di costruire un approccio giusto anche dal punto di vista metodologico. Quello che noi abbiamo provato a fare, e come è stato appena ricordato dal collega Toccafondi, poi saranno le due relatrici a entrare un po' più nello specifico dei singoli emendamenti, è stato provare a migliorare ulteriormente
l'efficacia di un testo che comunque consideriamo come un passaggio positivo. Su quale base abbiamo lavorato? Oltre che su un terreno che segnala la ricerca di un metodo, la condivisione di un rapporto nella maggioranza, che provi a superare anche qui, anche da questo punto di vista, una dinamica che io considero particolarmente inefficace, quella per cui ciascuno punta a segnalare una propria bandierina, io prendo questo e tu prendi quello. Proviamo insieme a dare un senso al lavoro del governo e soprattutto, in particolare, ci tengo molto, del Parlamento. Ma abbiamo provato a lavorare su due aspetti, uno è stato ricordato, la qualità, perché tutto ciò che ha a che fare con la formazione ha bisogno di qualità, di motivazione, di competenze, ma anche a partire dal riconoscimento che la competenza è tema assai complesso, la competenza è anche esperienza. Dunque anche abbiamo lavorato per garantire i diritti, che nella scuola sono questione assai complessa, riguardano i diritti di chi è in formazione, gli studenti e le studentesse a tutte le età, ma anche di chi quella formazione la garantisce. Sono i docenti, ma sono anche personale amministrativo, sono coloro che nelle scuole fanno le pulizie. La scuola è un pezzo di questo paese. È un pezzo di questo paese nel quale, come nel resto del paese, il tema della tutela dei diritti, del riconoscimento dei diritti è assai importante. Chiudo dicendo che tutto questo ha a che fare anche con un'altra grande questione: tornare a valorizzare, a dare pieno valore alla funzione sociale di questo mondo, che ripeto è una funzione assolutamente decisiva. Per questo io personalmente, come credo i colleghi e le colleghe, sono molto soddisfatto di questa prima parte del lavoro. Sappiamo che siamo all'inizio, abbiamo depositato emendamenti, il lavoro comincia ora, vanno portati a casa, sarà un lavoro complicato e naturalmente incrocerà anche, spero, un lavoro costruttivo su questo tema delle opposizioni. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Fusacchia, gruppo Misto. Io volevo aggiungere un paio di considerazioni a quelle che hanno fatto i colleghi. La prima è che stiamo provando a costruire una pagina di buon Parlamento e di buona politica, e questo è dovuto anche ad un fatto molto semplice, che ci siamo un po' allenati negli ultimi mesi. Io credo che la Commissione Cultura, almeno parlo per la nostra, abbiamo prodotto una serie di leggi che sono anche state approvate poi all'unanimità, quindi questo tipo di allenamento è stato utile per prepararci ad oggettivamente un test e un testo molto più impegnativo come il decreto scuola. Io ho avversato molto il testo che ad un certo punto sembrava, salvo intesa ad agosto, essere stato prodotto dal vecchio governo, e non posso che, altrimenti non starei qui, apprezzare invece che c'è stato un cambio significativo. Perché? Perché, come ricordavano alcuni colleghi, l'impostazione generale che è stata data è un'impostazione più sobria e che contempera decisamente meglio una serie di esigenze legittime. Noi qui abbiamo sostanzialmente due tipi di esigenze. Da una parte, dal punto di vista dei docenti, di rispondere a delle aspettative legittime di poter, come dire, appieno essere gratificati nella loro funzione docente e quindi attraverso un percorso di reclutamento. E qui ci sono tutta una serie di categorie di precari che, su cui adesso, come dire, non entriamo, altrimenti staremo qui fino a stasera. E dall'altro, all'interno del mondo docente c'è una questione di precari storici, di persone che stanno insegnando da anni, ma anche aspettative legittime di giovani che vogliono mettersi in gioco subito. E poi ovviamente dobbiamo salvaguardare l'interesse primario, che è quello della qualità dell'offerta formativa degli studenti all'altro lato. Allora, rispetto a questo, noi pensiamo che l'impianto sia costruito correttamente e che ci sia un buon bilanciamento di interessi, partendo da un dato di fondo, che è il dato di fondo da cui è partito, io credo, il governo, ce l'ha detto anche il governo quando è venuto a incontrarci, ed è il dato drammatico che stiamo vivendo oggi. Cioè, non ci sono mai stati in passato tante supplenze come oggi. Cioè, qui abbiamo la famosa lotta storica per cui devi fare il concorso, però ci sono i precari che poi devi assumere con delle procedure e così via. E invece ci siamo ritrovati che le GAE nel corso degli anni, soprattutto sulla secondaria, sono state svuotate, le graduatorie a esaurimento significativamente. I concorsi non abbiamo fatti abbastanza, ci siamo ritrovati nel paradosso in cui forse storicamente il paese si è distratto e adesso ci troviamo con decine e decine e decine di migliaia di supplenti. Quindi a questo va rimediato, ed ecco da dove nasce il ragionamento di fare contestualmente una procedura straordinaria e una procedura ordinaria. L'ultimo punto su cui chiudo, c'è una parte dell'attenzione che abbiamo messo su un meccanismo che è stato introdotto, che è un po' una scommessa se volete, ma che io trovo abbastanza interessante, e cioè il concorso straordinario prevede, secondo quanto ha disposto il governo nel decreto, che ci sia una prova d'ingresso scritta iniziale e poi la convalida finale, tra virgolette, quindi la prova orale, non avviene contestualmente o immediatamente, ma avviene dopo il primo anno, alla fine del primo anno. Questo secondo me è un elemento importante, perché, e noi
abbiamo deciso di lavorare e di intervenire anche su questo percorso proprio per rafforzarlo, ma perché è importante? Perché il messaggio che passa anche a docenti che sono stati precari è che non si giocano il loro futuro con un test che succede un martedì o un mercoledì o un giovedì, e quindi sappiamo tutti quanto può essere anche limitante questo, ma dice: io ti faccio delle prove selettive, tu entri di ruolo nella scuola, ma c'è il percorso di un anno in cui tu ti puoi formare, ti puoi costruire su quello che magari ancora non avevi potuto costruire. Io ti valuto alla luce di questo anno, alla luce di tutto questo percorso. Io credo che questo sia politicamente un messaggio molto forte, molto importante, perché significa riconoscere non solo il valore sociale, come diceva Fratelli anni prima, ma anche il percorso che queste persone hanno fatto. Quindi noi abbiamo lavorato su tutta una serie di aspetti non marginali, ce ne sono altri molto più significativi di questo che vi ho appena accennato, proprio per rafforzare l'impianto che ci convinceva, e chiudo veramente su questo, con un'attenzione particolare che normalmente, mi permetto di dire molto sommessamente, il legislatore, il Parlamento non ha, e cioè abbiamo fatto una parte significativa delle nostre discussioni in maggioranza, nel momento in cui producevamo questi emendamenti, a chiederci che cosa succede il giorno dopo che è stato approvato in via definitiva questo decreto. Voi sapete che il Paese funziona che il Parlamento fa le leggi, il Governo le attua. Ecco, siccome nel mondo della scuola ci siamo accorti che la storia dimostra che si fanno le leggi e si scoprono troppe cose che non quadrano il giorno dopo quando vai ad attuarle, abbiamo sviluppato questa sensibilità molto forte per capire quali saranno le conseguenze pratiche in fase di attuazione, perché riteniamo che altrimenti ci raccontiamo che facciamo una legge ma poi scopriamo che quando il Ministero la dovrà attuare produrrà degli effetti non esattamente, e siccome qui parliamo di decine di migliaia di persone dobbiamo essere millimetrici, perché altrimenti gli effetti collaterali che il legislatore non prevede poi li scopriamo dopo, ed ecco che si mette in moto quel meccanismo per cui devi sempre intervenire puntualmente per aggiustare delle cose che il legislatore non aveva previsto. Quindi questo mix di capacità di lavorare insieme, sensibilità per rafforzare un impianto che ci convince e soprattutto un'attenzione alla fase attuativa, abbiamo fiducia che produrrà un buon risultato. Grazie. Sì, buonasera a tutti, sono De Lorenzo, Commissione Lavoro. Volevo sottolineare lo spirito collaborativo che ha animato i lavori delle due commissioni, istruzione e lavoro, su un tema che è cruciale per il futuro del nostro Paese e che attinge alla formazione dei giovani del nostro Paese e alla formazione dell'uomo e del cittadino. Abbiamo svolto un lavoro di concerto con i partiti di maggioranza, perché abbiamo ritenuto fondamentale lavorare armonicamente su un problema che deve vederci tutti quanti uniti nella lotta al precariato. Non dimentichiamo che l'Italia è stata condannata, ricordiamo la famosa sentenza Mascolo della CEDU che ha previsto, appunto ha vietato la reiterazione dei contratti a tempo determinato, e quindi la ratio di questo decreto è volta proprio a ridurre per quanto possibile il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della qualità dell'offerta formativa che deriva necessariamente da un percorso di formazione attento e puntuale rivolto ai docenti. Grazie. Grazie. Dunque io intervengo nella duplice funzione di capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Lavoro e di è una delle relatrici del provvedimento. E anch'io sottolineo come sia stato quanto mai opportuno, anche per la stesura dei vari emendamenti, il fatto che le due commissioni abbiano lavorato insieme. Normalmente i decreti sulla scuola passano solo da una commissione, la Commissione Cultura, Istruzione, Formazione e Ricerca,
Questo decreto è, diciamo, un po' più particolare degli altri perché contiene oggettivamente molti aspetti che riguardano le assunzioni del pubblico impiego e quindi è stato opportuno che vi fosse, diciamo così, anche l'occhio dei commissari più allenati ad occuparsi dei temi del lavoro. Il risultato finale, come dicevamo, è un risultato assolutamente per noi più che soddisfacente e alla fine ci vedete particolarmente soddisfatti perché vi annunciamo che ci sono ben 13 emendamenti che toccano le parti strutturali del decreto che sono votati, o meglio, che sono stati presentati da tutta la maggioranza. Questo credo che sia un segnale assolutamente positivo, che è un segnale anche che in qualche modo diamo al mondo della scuola di non soltanto unità ma anche di chiarezza di intenti rispetto alla soluzione dei problemi, e alcuni di questi emendamenti oggettivamente affrontano dei temi che sono anche, se volete, dei temi storici. E quindi già nella presentazione degli emendamenti, che complessivamente sono, lo dico per l'interesse della stampa, sono circa 275 gli emendamenti che sono stati presentati al testo, non è un numero particolarmente elevato, il che dimostra anche che c'è stato un lavoro serio nel rapporto con le opposizioni, perché poi alla fine le audizioni che abbiamo fatto sono audizioni che ci hanno permesso anche di concentrarci su alcuni temi più delicati e più sentiti anche dai soggetti interessati. E devo dire che, ripeto, il lavoro finale è non soltanto un ottimo lavoro, ma abbiamo l'intenzione di continuare a lavorare anche nella seconda fase di illustrazione degli emendamenti in modo da migliorarne il contenuto e arricchirli anche con alcuni aspetti che magari in questa fase non siamo riusciti ad approfondire, ma che faremo nella fase appunto di illustrazione e voto degli emendamenti. Quindi insomma c'è una grande soddisfazione anche non solo nella coesione del metodo ma anche nella sostanza del lavoro che è stato prodotto, perché riteniamo che consenta a noi e al governo di produrre un lavoro importante. Sappiamo già che non abbiamo risolto tutto, per cui ci sono alcune questioni che sono rimaste in parte aperte, ma c'è l'impegno da parte di tutti noi e del governo di trovare una soluzione prima ovviamente dell'approvazione del decreto. Grazie, buonasera, io sono Vittoria Casa del Movimento 5 Stelle, faccio parte della Commissione Cultura, della settima commissione, sono la relatrice, una delle relatrici insieme alla collega Deborah Serracchiani del decreto scuola, istruzione e università e ricerca. Anch'io voglio naturalmente esprimere la grande gioia veramente per il lavoro che è stato fatto fino adesso e ancor più perché noi, avendo fatto parte, questo lo voglio dire, anche del precedente governo, avevamo in qualche modo molte riserve su quella che era stata la prima intesa, quella di aprile per intenderci, mentre adesso veramente abbiamo dal 1 ottobre sino ad ora, in tempi rapidissimi possiamo anche dirlo, praticamente portato avanti questo decreto. Proprio questo sta a significare proprio il clima con il quale, nel quale abbiamo lavorato e soprattutto quello che è il nostro punto di forza. Come qualcuno ha detto prima di me, questo decreto va nella doppia direzione di portare avanti soprattutto la qualità dell'insegnamento e apprendimento e quindi di mettere al centro soprattutto il ragazzo, lo studente, e quindi dare a loro una offerta formativa di grandissima qualità e quindi con personale competente, con personale assolutamente selezionato, e dall'altro porre in essere anche un limite chiaramente a tutti quelli che sono stati gli abusi, permettetemi questo termine, dei contratti a termine che nel tempo sono stati fatti, quindi un uso ma che come dire, lo stato dell'arte purtroppo portava avanti dei contratti a termine, quindi del grande precariato. Però questo è un concorso assolutamente selettivo, è un concorso che comincia a porre in essere dei rimedi per quanto riguarda le assunzioni, anche se sappiamo bene che sono insufficienti, perché noi quest'anno abbiamo avuto più di 100.000 supplenze, e che comunque con 48.000 cominciamo e portiamo a poco, come dire, facciamo scendere l'asticella del precariato e della supplenza. Un elemento che comunque io vorrei anche sottolineare
sottolineare l'attenzione, e in questo c'è un emendamento di cui noi come maggioranza andiamo fieri, anche al sostegno, nel senso che mettiamo l'accento anche su quelli che sono i titoli di specializzazione, quindi apriamo in questo modo anche la possibilità per persone che già hanno dei titoli di specializzazione in corso alla partecipazione al concorso straordinario. Ci sono delle misure molto importanti che sicuramente vanno nella direzione proprio di porre in essere nel sistema scuola un cambiamento radicale nel reclutamento, un cambiamento che va nell'ottica proprio della selezione, di un concorso che mette al centro le competenze, e anche sulla prova finale noi abbiamo apportato delle modifiche proprio perché le competenze legate alla metodologia e alla conoscenza disciplinare possano trovare naturalmente la propria essenza. Quindi siamo veramente contenti perché in commissione sia cultura che lavoro abbiamo lavorato molto bene, e anche i tempi lo dimostrano. Voi pensate, l'intesa è stata siglata il 1 ottobre, noi abbiamo lavorato in stretta sinergia con il governo, con le commissioni, proprio perché vogliamo dare una risposta immediata alle famiglie, perché poi sono i nostri interlocutori principali, dando una qualità dell'insegnamento e soprattutto mettendo al centro, come dicevo all'inizio, lo studente. È chiaro che la narrazione di questo decreto spesso si è concentrata soprattutto sulla lotta al precariato. Noi abbiamo un decreto che è un po' più complesso, affronta sì il problema del precariato, ma affronta anche alcuni correttivi nell'ambito della ricerca, dell'università, dell'AFAM, un settore che spesso è anche molto trascurato. Quindi veramente adesso ci aspetta un lavoro ulteriore con i parlamentari in aula, ma crediamo veramente che il risultato poi alla fine sia assolutamente positivo. Grazie. Al tavolo che vuole aggiungere qualcosa o passiamo alle eventuali domande? Ok, domande se ci sono siamo ben lieti di provare a rispondere. Ok, allora vi ringraziamo per la presenza, per la pazienza, e da lunedì ci saranno tutti gli aggiornamenti nel dettaglio non appena inizierà i lavori di votazione anche la commissione. Le commissioni, grazie.